migliori prodotti enogastronomici e agroalimentari del territorio, nuove attività ristorative, musica e le stelle che risplendono nella notte più luminosa dell'anno. Sono questi i protagonisti di Stelle d'Argento, l'evento che mercoledì 12 agosto animerà lo storico borgo della Valle del Metauro in provincia di Pesaro e Urbino. In ogni attività aderente all'iniziativa sarà possibile degustare apericena e piatti pensati ad hoc. Inoltre, nei vari locali ci sarà una proposta musicale per allietare la serata. È un'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Cartoceto, il Museo del Balì, di cui il Comune è socio fondatore, e la Proloco di Cartoceto. Mettiamo a fattor comune sostanzialmente quelle che sono le eccellenze dell'agroalimentare del nostro territorio, il gusto d'eccellenza che può esprimere il territorio comunale di Cartoceto, della musica allietante in quelli che sono i locali aderenti e tutto poi quello che invece concerne le attività del Museo del Balì, che propone il museo per la serata del 12 di agosto, completamente dedicato ovviamente allo sciame delle persedi, alle stelle cadenti e a tante altre attività che si svolgeranno presso il Museo del Balì. E per consentire il rispetto delle norme anticontagio è obbligatoria la prenotazione. A garanzia di quello che è il rispetto dei protocolli, delle prescrizioni Covid, è obbligatoria sia per la cena presso i locali aderenti, sia per poter fruire delle attività presso il Museo del Balì, compreso il parco esterno, compreso il planetario, il nuovo planetario digitale che propone il Museo del Balì, e ogni informazione potete trovarla sul sito internet della Proloco di Cartoceto e sul sito internet del Museo del Balì, così come sulla pagina Facebook di Cartoceto Turismo. Orario d'inizio? Dalle 19 in poi presso i locali di Cartoceto, Museo del Balì invece aperto dalle 17 alle 24, con alcune attività invece cadenzate alle 20.30, 21.30, 22.30 presso il palco del Balì.